La massa elettromagnetica di un verso è data dal calcolo 10, che rappresenta il ciclo intero della massa, sono 10 decimetri, uguale a un metro, elevato a 10, diviso 10, sempre decimetri, al quadrato, ossia un metro quadrato, ed è uguale il risultato a tutta la lunghezza assoluta data da 10 alla 8. Ciò, espresso in metri al secondo, rivela la velocità unitaria. Il 3, che moltiplica 10 alla 8, sono le tre dimensioni dello spazio simultaneamente percorse a questa velocità 10 alla 8. Pertanto C è la massa in tutte le tre dimensioni dello spazio e va alla velocità di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Questa velocità C vale lo stesso nei due versi, sia il verso magnetico sia il verso elettrico, per cui l'energia elettromagnetica percorsa simultaneamente nei due versi uguali e contrari, perché l'energia elettrica va in un verso, la magnetica nell'altro verso, è data dal quadrato di C, perché sono uguali, ed essa è l'unità dell'energia elettromagnetica. Quindi la differenza che io impongo qui è una C che rappresenta la velocità totale nei 3 metri che compongono un metro cubo, e quindi sono un riferimento all'unità di massa contenuta in un metro cubo. Questa è l'unità dell'energia elettromagnetica. Questa velocità, se la presentiamo a livello atomico, deve vedere ridotti sia il metro sia i secondi alla dimensione 10 alla meno 10. Il metro diventa angstrom, il secondo diventa 10 alla meno 10 secondi. È chiaramente che è la stessa velocità. Bene, questa velocità 10 alla 8, riferita al modello atomico, fa vedere chiaramente come il 10 alla 10 angstrom sia proprio l'assoluto riferimento del mondo atomico nella sua unità di spazio, perché è dato da 10 elevato a 10 angstrom. 10 al quadrato angstrom quadrati hanno la divisione tra 10 alla 10, che è un metro, per 10 al quadrato, hanno lo spazio di 10 alla 8 angstrom come il totale. Quindi in una linea sola sono 10 alla 8 angstrom. Simultaneamente sulle tre linee dello spazio sono 3 per 10 alla 8 angstrom. Ogni secondo nella dimensione 10 alla meno 10. Se portiamo tutto alla dimensione superiore, abbiamo nuovamente che questa volta non sono 3 per 10 alla 8 angstrom ogni secondo a quella dimensione atomica, ma sono metri al secondo, e sono l'unità dell'energia nei due contrapposti versi, elettrico e magnetico. Possiamo arrivarci ancora in un altro modo, calcolare qual è il fronte elettromagnetico. Il fronte elettromagnetico è dato dalla massa 10 al cubo, che è sia nel verso elettrico
sia nel verso magnetico. Però per differenziarli tra di loro dobbiamo fare in modo che uno sia il processo inverso dell'altro. Poiché uno è una potenza in base 10 e il processo inverso alla potenza in base 10 è il logaritmo decimale suo, ecco che il logaritmo di 10 al cubo, che è uguale a 3, è realmente lo spazio paragonabile al valore contrapposto, ossia del contenuto magnetico. Per cui 3 per 10 al cubo è il fronte elettromagnetico, poiché tutto il percorso elettrico in un metro è 10 alla 5, moltiplicando 3 per 10 alla 8, alla 3 per 10 alla 5 abbiamo nuovamente 3 per 10 alla 8. Questa è 3 per 10 alla 8 massa unitaria in un verso solo. È chiaro che quando abbiamo che questa massa presenta simultaneamente due espansioni, una in un verso, l'altra nell'altro, non è più massa, è energia, perché la massa va in un verso solo, o l'uno o l'altro, mentre invece chi si espande simultaneamente in due versi opposti è l'energia. Quindi l'unità dell'energia è data dal quadrato di C, che è, ripeto, la massa del volume. Perché? Perché in angstrom 10 alla 10 un metro è anche un metro cubo. E quindi abbiamo il riferimento totale che è unitario in un metro cubo. Quindi quando noi ci riferiamo alla legge della relatività generale, non quella di Amodeo, ma non quella di Einstein, ma quella di Amodeo, noi ci riferiamo all'energia di una massa quando è la massa moltiplicata l'energia unitaria elettromagnetica della massa. Solo allora abbiamo tutta l'energia di quella massa. Ma se il valore C al quadrato, quello della luce di Einstein, non è l'unità dell'energia elettromagnetica, allora non abbiamo chiaramente tutta l'energia. Perché? Perché la M, la massa, non si moltiplica per l'unità dell'energia della massa, ma per il quadrato della velocità della luce, che con il volume occupato dalla massa, e quindi l'energia del volume della massa, non c'entra proprio niente, perché è semplicemente una direzione, una velocità che tratta l'energia come se essa non si espandesse nel piano trasversale, mentre invece l'energia si espande anche nel piano trasversale. E quindi non può essere considerata e lanciata tutta in un verso solo, quello elettrico, e pensare che sia tutta. Il bello è che io sono considerato fantascientifico, perché io mi regolerei su delle strane cose. Invece è Einstein che ha fatto il fantascientifico, perché ha considerato una massa unitaria elettromagnetica riferendola soltanto alla velocità lineare, come se noi dalla velocità di un fiume di cui ignoriamo quale sia la sezione potessimo sapere qual è la massa d'urto di tutta l'acqua. Il parametro della sola velocità dà il parametro del volume di tutta la massa solo se la massa avesse il fronte unitario, ma ce l'ha più che unitario, perché è un fronte che è anche espanso a causa della energia di espansione che agisce anche nel piano unitario di un metro quadrato.